metterò a bagno il riso. Io uso un riso Yasemin, un riso molto profumato, dal picco sottile, a me piace molto. Come quantità utilizzerò un bicchiere. Acqua normale, tiepida. Nello stesso tempo metterò sempre in acqua tiepida anche i funghi porcini, una manciatina. Li spezzetto un pochettino. Rimarranno entrambi a bagno per circa una mezz'oretta. Nel frattempo ho lavato i porri e anche i funghi champignon. Come vedete sto utilizzando soltanto il gambo dei funghi perché ho usato le cappelle per un'altra ricetta. Tagliamo a rondelle. Pare che due siano troppi, taglierò solo una parte. A questo punto andiamo a mettere in un tegame dotato di coperchio, un filo d'olio. Mettiamo i porri. E mettiamo a scaldare sul fuoco. Nel frattempo che i porri si scaldano sul fuoco con l'olio, tagliamo i funghi. Andiamo a vedere i fornelli. I porri stanno soffriggendo, ho aggiunto un goccino di acqua per evitare che si brucino. Possiamo aggiungere i nostri funghi champignon. Mescoliamo. Scoliamo i funghi porcini. Li strizziamo bene. Cogliamo anche il riso e lo sciacquiamo sotto acqua corrente. Aggiungiamo anche i porcini. Lasciamo altri 5 minuti, i funghi ormai hanno preso colore, quindi possiamo aggiungere il riso. Mescoliamo. Ora aggiungiamo 2 bicchieri di acqua, bicchiere della stessa dimensione con cui avevamo misurato la quantità di riso. Aspettiamo che riprenda il bollore. Non appena il bollore è ripreso, copriamo, lasciamo cuocere fino a che l'acqua non si sia completamente quasi asciugata. Non dimenticate un paio di minuti prima di salare e pepare. La cottura del riso sta per volgere al termine. Saliamo. Pepe, se gradito.
Coliano. Rimettiamo il coperchio fino a che l'acqua non sarà completamente sparita e quindi il riso avrà raggiunto la cottura finale. Spegniamo il fornello. Mettiamo un po' di prezzemolo, se ce l'avete fresco, altrimenti va benissimo anche secco, se volete vedere come essiccare il prezzemolo, mantenendo colore e gusto e aroma, guardate il mio mix di erbe, la mia ricetta. Richiudiamo, lasciamo così 5 minuti in maniera che l'aroma del prezzemolo si sprigioni, poi possiamo servire in tavola.